Doccia e attacco gas esterni. Il modo migliore per godersi il camper in estate. Sì, ma fai la matta che la pompa è accesa, eh. Che dite? Ce la faccio sì o no alla doccia? Il bello di girare in camper e conoscere tanti amici è anche quello di invogliarsi delle cose che hanno gli altri. E già, e qui è stato fatale, eh? L'anno scorso, durante un'uscita con Sara e Giorgio, Sara sì. Camper Diem, come al solito le combiniamo, no? Sì, quando sì, stiamo sì, insieme, sì. Tocca fortuna a distanza logistica ci separa. E sai com'è? Io solitamente, che ne so, arriva come qualcuno... Come tutti i camperisti, no? Si mostra la propria dotazione. No, ma poi che ne so che... Ah, guarda, io c'ho questo, tu c'hai quello, no, come questa l'hai fatto su? È arrivata anche un pochino più spontanea, perché se arriva un ospite, uno che fai? Ti offre una birra fresca. Sì. E noi eravamo al mare, e invece loro ci hanno offerto una... Gentilmente una sciacquata di piedi dalla sabbia, col doccino esterno. E lì... lasciate immaginare la scimmia che è salita nei confronti di questa qua. Questa qua, questa. Che ha cominciato a dire, ma li voglio anch'io, ma anch'io però. Così evitiamo di infilare la sabbia dentro al camper, perché tutti quanti... Ma doccia, ma dopo i serbatoi, ma vuoi mettere, ma vai, ma pensa andare da qua, ma qui, ma lì sopra. Ho capito, alla fin fine è passato. Abbiamo ceduto, anzi, no, ha ceduto alle mie insistenti richieste. Insistenti? No. E quindi finalmente ecco a voi una moglie insistente, ma quando mai? Ecco a voi il nostro fantastico doccino, che adesso appunto dicevo glielo posso fare anche adesso il bagno se volete, perché la pompa è accesa. Sta ferma. E quindi verrebbe bello il video. No. Fatta tu, scusa. Comunque parliamo di cose serie adesso, sì. Al di là della battuta eccetera, tra l'altro piccola parentesi, Sara e Giorgio hanno gongolato un pochino, hanno gongolato, questo perché di questo nostro acquisto, di nostri acquisti, perché poi c'è stato anche quello del gas che faceva parte del pacchetto completo di invogliarsi delle cose altrove. Perché hanno gongolato? Perché diciamo spesso abbiamo fatto nella nostra community su Telegram, e qui la ricordiamo, community di 5 in camper, ma anche il canale Telegram di offerte, che offerte per camperisti, ve le ricordiamo entrambi perché adesso ci arriviamo. Molto spesso cosa accade? Ogni qualvolta c'è un prodotto simpatico, particolare, nuovo nel canale delle offerte, all'interno della community si fanno battute circa l'attrattività di questi oggetti nei confronti di Sara e nella carta di credito di Giorgio. Per cui quando loro due hanno saputo che invece la carta di credito la dovevano utilizzare noi, ma per qualcosa che invece, cioè che in questo caso la spesa l'abbiamo fatta noi, ma su qualcosa che abbiamo visto da loro è stato, e diciamo, non il viceversa, si è rovesciata un po' la situazione, per cui è stata un po' una rivincita. Ogni qualvolta accade questa cosa, giustamente loro gongolano, perché mica è per l'unica cosa, cioè esatto. Mica per le uniche due cose, abbiamo visto anche altre cose interessanti da loro, assolutamente. Ma torniamo quindi all'attacco doccia, ce ne sono tanti modelli, tanti tipi, quelli più economici ovviamente sono solo acqua fredda. Tanto che c'eravamo, che non ce la vuoi mettere quella con l'acqua calda? Esatto, perché appunto magari c'hai dal mare con i bambini, dici, mo, e la fila la doccia in giro, gli porti fredda. Dentro il camper, però io c'è la sabbia. Personalmente l'acqua fredda la odio, per cui tipo la classica doccia. Io la doccia fredda me la faccio. No, io tipo la classica doccetta che trovi al mare o in piscina. Io piuttosto non mi bagno, proprio non è per me. Dicevamo, ci sono vari modelli, sì. Noi abbiamo scelto quello che c'è anche acqua calda, sì. Principalmente come quella di Sara e Giorgio, sono quello sgancio rapido. Esatto. La nostra non ce l'ha per un motivo molto particolare, poiché in corrispondenza di questo attacco, che è vicino al boiler, per cui facilmente recuperabili gli attacchi di acqua calda e fredda, noi abbiamo la dinette piccola, che era già impegnata, dal riscaldatore, esatto. Per cui quella piccola dinette, già che di per sé è piccola, non era comunque utilizzabile per lo stivaggio, esatto. Abbiamo detto, perché no, usiamo questa con il tubo già integrato, così almeno non ci dobbiamo nemmeno pensare, e quindi eccola tutta qui, tu chiappi, tiri ed è pronta all'uso. L'unica cosa che abbiamo previsto è stato questo attacco
a ventosa, anche questo copiato da San Giorgio, che si attacca su una superficie qualsiasi del camper, esatto, e si usa. Qui e poi ecco fatto, ed è pronta. E così lo potete utilizzare, ovviamente utilizzando con dei saponi biodegradabili, assolutamente, biologici. Sì, quindi così siamo sicuri di non inquinare, di non sporcare, di non lasciare tracce sgradite nell'ambiente. Esatto, noi abbiamo utilizzato, adesso stiamo provando alcuni dei prodotti. saponi shampoo, balsamo e doccia schiuma solidi, esatto, biodegradabili. Abbiamo preso anche delle bustine di tè tessuto per sì tenerle. Tipo juta, che servono appunto per diciamo metterli ad asciugare poi, in modo tale che insomma dei portasapone utili per questo, sotto questo punto di vista. Però una cosa interessante potrebbe essere quella di dotare il camper di una vera doccia esterna, per cui o mettere dei gancetti con il tubo, sì, e la classica tenda della doccia, no? Oppure è molto gettonata nel nostro canale quella del Decathlon di Quechua, per quel sistema, quello Sequence, che si apre e chiude, rimane in anello, esatto, leggerissima, quindi quel tessuto particolare che insomma sintetico, che si asciuga molto molto velocemente, quindi con poco avrete la vostra, esatto, bella doccia all'aperto senza sporcare il vostro camper e mantenendo la privacy. Sì, assolutamente. Da capire qui noi, perché qui abbiamo la finestra, qui abbiamo la griglia del frigo, per cui capire se metterla qui potrebbe essere un ostacolo, adesso valuteremo un po' da pensarci parte. Un attimo. Anzi, fateci sapere qui sotto nel box dei commenti se ci avete dei consigli per noi, se l'avete già utilizzata di un tipo o di un altro, e quindi diteci la vostra. Ma prima di andare avanti e andare a guardare l'attacco esterno del gas, vi ricordiamo il nostro appuntamento consueto ogni giovedì alle 18:30 su YouTube. E per non perdervi nessun appuntamento, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche. Ma per non spoilerare quello che stiamo cucinando di là, rimaniamo sempre da questo lato del camper per parlare dell'attacco del gas. Sì. Anche in questo caso è una cosa molto pratica, con uno sgancio rapido. Anche in questo, per questa soluzione ci sono diverse tipologie. Assolutamente sì. Noi avevamo in mente di montare una soluzione simile, questa che abbiamo noi, con lo sportellino. Sì, con lo sportellino. In non realtà, è stato possibile. Ecco, per una serie di motivi tecnici. Sì. Che ci ha spiegato il nostro tecnico, appunto. Rino, che salutiamo, sì, e ringraziamo, il Camper Service Bastia. Sì. Sempre molto paziente e competente. Che cosa? Qual era la criticità? Nel nostro singolo caso le criticità erano due. Il primo era l'attacco del gas, dove abbiamo le bombole. Per poter prelevare il gas avremmo dovuto spostare completamente il regolatore, perché non c'era spazio, avremmo dovuto spostarlo in basso, era un pochino complicato. E il gas avremmo dovuto prendere? Se no, prenderla sotto la cucina, ma è su una posizione un po' scomoda, perché è vicino alla porta, perché è al centro del tendalino, invece ci serviva una posizione laterale. Sì, metterlo sotto. Voglio dire, pensate anche di accendere il barbecue meglio fuori dal tendalino che proprio, esatto, sotto. Ecco. Infine poi, tra l'altro, una soluzione a sportellino, come abbiamo utilizzato qui per la doccia, dietro a uno spazio che noi non avremmo avuto lì. C'erano le bombole, per cui abbiamo dovuto ripiegare, sì, esatto, sì, il termine forse è brutto, però questo è stato per l'attacco esterno, per cui è fisicamente a vista sotto, diciamo, la bandella, vista sotto, sì, però il funzionamento è lo stesso, funziona esattamente alla stessa maniera, e comunque è in una posizione per noi utile, sì, comoda, perché comunque è funzionale all'utilizzo del barbecue, esatto, insomma, l'unico lato negativo forse è il fatto che, essendo esposta, è soggetta anche magari a schizzi di usura, no, più che altro schizzi di fango, di sporco, che quindi bisogna mantenerlo più pulito, attenzione. Per cui le raccomandazioni sono sempre quelle di utilizzare il gommino in dotazione per proteggere l'attacco. L'attacco è a sgancio rapido, per cui facilmente si toglie, si rimette. Quando la sgancio rapido non c'è, non fuoriesce gas, ma comunque è il rubinetto sì, di sicurezza. Per cui comunque fa il suo. Sì, assolutamente sì. L'importante, mi raccomando, su queste cose è la sicurezza. Con il gas non ci si scherza mai. Prima di concludere questa nostra esperienza con gli attacchi esterni, ci preme una considerazione più che dovuta. Sì. Come avete notato, noi non ci occupiamo mai di fai da te, di operazioni invasive nel camper. Se quel non poco cose molto molto semplici, cose, alla portata di, esatto, tutti. Quelle che abbiamo fatto è stato fatto o perché era alla portata di tutti, o comunque con la supervisione tecnica. Assolutamente sì. Con per l'acqua, tutto il resto invece andate, diciamo, da un tecnico, esatto, qualificato perché, e competente, perché non ci si scherza con la sicurezza. Sappiamo che l'acqua, una perdita nel camper, può fare grossi danni. Il gas non ve lo dico, lo cioè sapete da solo. Non bisogna neanche di spenderci una parola. Quindi mi raccomando, per le cose
diciamo, che non so, che competono ai tecnici, rivolgete, sì, esatto, ci sono apposta, sanno fare il loro mestiere, lasciamoglielo fare, così siamo tutti più sicuri. Noi lo ringraziamo ancora una volta Rino del Camper Service Bastia, che sì, cura oramai da anni il nostro camper, sì, ci segue e ci supporta in tutto. È un po' pericoloso Rino perché messi in, no, tra di noi insieme, perché ecco, lui è molto creativo, io lo stesso quando ci mettiamo insieme esce fuori sempre un sacco di cose e poi va a finire un sacco di lavoretti, va a finire molto male perché poi spendiamo soldi per, no, per no, il portafogli, vero, va a finire male, no, no, si scherza, non è vero, si però scherza. Ecco, insomma, è un, anzi ci ha aiutato fino adesso a rendere il nostro camper molto più, sì, fruibile, funzionale, efficiente. È un gran compagno di merende, sì, inteso, sì, proprio, sì, di quelli per confabulare. Vabbè, si vede che ama il suo lavoro, insomma. Assolutamente sì, si vede che ha trasformato, insomma, è una passione in un lavoro. Esattamente, e lo ringraziamo ancora. Bene, anche per questo video è tutto. Scriveteci che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se avete dei suggerimenti, quali sono state le vostre soluzioni, e soprattutto noi ci vediamo qui nel prossimo episodio su 5 in camper.